Eccoci. Allora, Monte dei Paschi di Siena e 4 miliardi di gettito di IMU. Bene, cosa hanno in comune queste due cose? Hanno in comune che sono state sottratte ai proprietari di casa, a chi ha sudato una vita, a chi ha pagato mutui, a chi ha pagato interessi ai banchieri per comprarsi un proprio tetto, sono stati sottratti ai proprietari di casa e hanno generato un gettito di circa 4 miliardi. Questo gettito è andato a finire al Monte dei Paschi di Siena, perché è in cattive acque e sta per fallire, anche se il buco dei Monte dei Paschi è di 10 miliardi, quindi sono stati regalati dallo Stato italiano, estorti ai cittadini 4 miliardi e regalati a una banca. Probabilmente neanche sarà salvata questa banca, perché il buco è di 10 miliardi. Ma non basta. Come noi avevamo detto prima di tutti gli altri che l'IMU era incostituzionale, bene, oggi si è pronunciato Tremonti e addirittura sembra che sul suo sito ci sia un modulo per farsi rimborsare l'IMU, perché anche lui ha detto che questa tassa è incostituzionale. Non basta, sembra che sia stata interpellata anche la Commissione europea, il quale si è espressa dicendo che questa tassa va contro alcuni principi della Comunità europea. Bene, questa è la figura di merda che si merita chi per mestiere fa il servo dei banchieri.